Come assegnare la marcia indietro su ingresso digitale? Procediamo come segue. Allora, premendo l'ok, accediamo al menu, andiamo su il menu 5 impostazioni complete, dopodiché accediamo al menu comando e riferimento. A questo punto, per prima cosa, bisogna disabilitare l'inibizione marcia indietro che troviamo a sì. E la impostiamo su no. A questo punto andiamo a cercare il parametro assegnazione marcia indietro, accediamo e andiamo a selezionare l'ingresso digitale dedicato. In questo caso utilizzeremo l'ingresso D2, digitale 2. Confermiamo e facciamo una prova. Come possiamo vedere, è stata assegnata la marcia indietro in quanto sul display viene visualizzata la frequenza negativa.